Salve, sono Monkey Simon e siamo al terzo update di questa stagione 1 del capitolo 3, alla 19.20. E mi duole ammetterlo, nonostante questa sia una delle mie stagioni preferite, la sto amando alla follia, purtroppo stanno avvenendo dei piccoli cambiamenti che non mi stanno piacendo e le ho accennati alcuni nel video che riguardava proprio il nerf delle armi che hanno cambiato il meta, cioè l'MK7 e la mitraglietta, e il buff dei fucili a pompa, in particolar modo il tattico light, il pompa che spamma. Perché purtroppo, ragazzi, è avvenuto un ennesimo nuovo nerf a queste due armi. E un ennesimo nuovo buff a questo fucile a pompa. È stato ancora di più diminuito il tempo di ricarica dell'arma. E potevo capire la prima volta, potevo anche capire la seconda, anche se un pochetto stavo prestando attenzione, ma questa terza volta sta a indicare che progressivamente ci sarà un nerf ancora più grande di queste due armi, a tal punto da ripristinare il vecchio meta. Perché adesso è pure tornato il pompa a grosso calibro, se ne parlava già da inizio season, che mi sta pure bene come aggiunta. Ma se buffano anche gli altri fucili a pompa, ecco che è tornato il vecchio meta. Mitraglietta che diventa l'arma di supporto, fucile d'assalto che per carità fighissimo ma non diverrà più l'arma principale della season, e i fucili a pompa che torneranno a essere imprescindibili e non più armi di supporto come lo è stato per gli ultimi due mesi. Capito, regà, dopo 4 anni che il gioco nella sua struttura di gameplay è sempre rimasto uguale, mo che c'è un accenno massiccio di cambiamento, se sta di nuovo ritorna indietro, stiamo a fare la stagione 6 del capitolo 2. Non sto dicendo che non devono essere apportati cambiamenti al gameplay, aggiustamenti alle armi, agli equilibri del gioco, per carità, ma stiamo tornando indietro, questi sono segnali chiarissimi, a me sta cosa non mi sta bene. Perché ripeto ancora una volta, a parte molti elementi del competitive, la stragrande maggioranza dei giocatori ha apprezzato questo cambiamento di Fortnite, sono tornati a giocare degli individui che non giocavano da anni perché si erano rotti i coglioni. Potremmo quindi evitare per una volta di accontentare quella fetta di utenza che conferisce prestigio a Fortnite per via degli esports, che però sono comunque una minoranza rispetto a tutto quanto il resto dei giocatori? Grazie! Ora però parliamo dell'aggiornamento che secondo i leaker doveva essere il più grande della storia di Fortnite, ma così non è stato, almeno a livello di peso e a livello di quantità di contenuti, però diciamo che non è qualitativamente basso, perché è stato aggiunto un nuovo luogo all'interno della mappa, cioè una sorta di nuova grotta, no, come si vociferava da tempo, all'interno di una montagna vicino Campo Coccole. Ed è più piccola della grotta che tutti quanti conosciamo, no, quella della stagione 2 del capitolo 2, però intanto sembrerebbe essere un luogo molto interessante. Al suo interno c'è un cavo che si aprirà con una classica scheda, le schede non c'erano dalla stagione 4 del capitolo 2, se vi ricordate. E a droppare questa scheda saranno Yoi Elite, o per meglio dire i bruti dell'ordine immaginario, che sono veramente cattivi, hanno circa 600 di salute e hanno pure una colonna sonora fantastica. E questi bruti dell'ordine hanno anche come dotazione la mitraglietta che c'è attualmente nell'urt, ma mitica, che dovrebbe far male adesso come una mitraglietta pre-nerf. Mentre per quanto riguarda il resto dello scioglimento della neve, no, che si è fermato nella scorsa patch, non ci sono aggiornamenti e non ci sono notizie, quindi non sappiamo se queste fasi continueranno fino al totale scioglimento dei ghiacciai. Perché nella scorsa patch si fermarono, avremmo avuto aggiornamenti per quanto riguardava oggi, per ora non ci sono state notizie, e questo potrebbe essere un segnale del fatto che la Epic abbia ascoltato la community, perché ha chiesto di non far sciogliere totalmente la neve in modo tale da avere un bioma in più e avere anche più varietà nella mappa. Questo però non è ufficiale, semplicemente non ho trovato nulla che riguardasse le fasi dello scioglimento della neve che sono riprese, almeno per ora sembrerebbero non essersi riprese, vedremo poi nei prossimi giorni, e sinceramente mi farebbe piacere se rimanesse un po' più de neve rispetto a come era previsto inizialmente, cioè zero. Secondo me i piani iniziali della Epic prevedevano il totale scioglimento dei ghiacciai per poi dopo riaggiungere un bioma innevato permanente come c'è stato dalla stagione 7 del capitolo 1 fino alla fine del capitolo 1, però magari adesso ascoltare la community sarebbe ottimo, soprattutto dopo 2 anni di mappa monotona nel capitolo 2. Dal punto di vista dei cosmetici invece c'è pochissima roba. Io sinceramente, come molti utenti su Twitter, mi aspettavo che avrebbero aggiunto, che ne so, la tigre che c'era nei survey, visto che è appena iniziato l'anno della tigre per il capodanno cinese. Quindi sì, sinceramente me l'aspettavo. L'unica skin che è stata aggiunta e che è stata leakata è questa skin qui, proveniente sempre dai survey, e che sinceramente non mi dice niente di che. Poi è stato aggiunto uno stile a questa skin qui,
no, la donna evidenziatore, e sono state anche aggiunte altre skin criptate che probabilmente riguarderanno una collaborazione con Star Wars, forse The Mandalorian, visto che è stato anche trovato del materiale che riguarda The Mandalorian, cioè le mod Questa è la Via. E questi cosmetici sono stati dati in anteprima a vari creator, ovviamente non me e Pazzox, ma non sto avanzando nessuna pretesa, eh. È giusto per dirvi che se li avessi avuti ve li avrei fatti vedere in anteprima se avessi avuto il permesso. Il resto è tutto quanto riguardante la creativa, di cui però io non sono minimamente ferrato. E poi dopo sono stati anche introdotti definitivamente ed ufficialmente i cosmetici riguardanti Haven e Fondazione. Voglio essere brutalmente sincero, a me queste maschere di Haven non mi hanno mai detto niente sin dall'inizio. Non è che si prospettava un qualcosa che aspettavo con trepidazione, perché questa skin non è per niente personalizzabile a parte qualche stile in più, e quindi aggiungere tutte queste maschere, che per carità sono belle, non mi dice niente di che. Questa insieme a Gambo è la skin del pass che meno mi piace. Mentre vabbè, questa settimana si sbloccherà Fondazione per mezzo delle sfide, e si potrà avere addirittura lo stile nero e lo stile senza casco, con tanto di emote integrata che ci farà vedere il faccione di The Rock e forse pure il sopracciglio. Però non ho ben capito una cosa, in mezzo ai leak è saltata fuori anche la traccia della lobby, no? La vera e propria musica della lobby, il disco, il vinile, che c'è attualmente se non selezioni nessuna musica, cioè il tema del capitolo 3. Quindi se la dovessero rilasciare tra poco, no? Ce la dovessero dare, come è successo per la traccia che c'è stata per gli ultimi due capitoli, che cosa succederà se non si seleziona nessuna musica della lobby? E soprattutto, la metteranno anch'essa nello shop a pagamento, il che non avrebbe molto senso? Ce l'hai gratis! Infine è stata ridotta a 15 la quantità di muri rinforzati trasportabili, forse perché la Epic ha visto il video che hanno fatto CypherPK e Ninja, dove hanno fatto la Skybase incredibile fatta soltanto di muri rinforzati, quindi indistruttibile. Ed è stato pure trovato all'interno dei file di gioco un buff per il revolver, che adesso dovrebbe sparare molto più velocemente, ma non ho ben capito se è stato riaggiunto all'interno del loot, magari me lo confermerete voi in game. E queste, cari Monkeys Monkeys, a grandi linee sono le macro novità di questa 19.20, una patch abbastanza corposa ma secondo me deludente. Ora però, come sempre, sapete che tocca a voi, qua sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate dell'aggiornamento appena rilasciato, delle novità che sono state leakate, e che cosa vi piace di più, cosa vi ha deluso di più, e soprattutto iscrivetevi. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso, infinito, costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete che apprezzo tantissimo, e fatti dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video, prima che nerfino pure il canale mio. Costava 500? Vieni Simone. Sì. Qua vedete, qua vedete, qua ragazzi. Aspetta, Simone manca, Simone manca, Simone. Simone. Ah! Non ho centrato. Simone. Non ho centrato il pontile. Mio. Ma vuoi prendere io? Sì, vabbè. Ragazzi, questa è la cosa più stupida che abbia mai visto fluttuare su sto gioco. Ma no, aspetta, ma da dove viene, scusami? Non mi alzo. Da un palo. Sì, ma come l'ha appesa il palo, scusami, questo qua, visto che è vuoto. Non ha senso. Ma hai fatto bene, Gualti. Era veramente stupido come oggetto fluttuante. Gualti.